lui ha fatto riferimento. Lascio questa, a questo punto la parola per le conclusioni finali al Presidente della Regione Renzo Tondo. Bene, grazie. Allora, quando si va a scuola, no, ragazzi, ogni ora cambia l'insegnante e ci sono quei 3, 4, 5 minuti in cui si esce dall'aula e si respira un attimo. Oggi voi non ve l'abbiamo data questa pausa di 5 minuti e quindi vi prometto che non parlerò più di 6-7 minuti. Vi autorizzo a fischiarmi se la farà troppo lunga. Ok? Siamo d'accordo così. Allora, volevo darvi due indicazioni fondamentali. Non mi rivolgo oggi alle prime file che mi ascoltano sempre, quando ho voglia, e cercherò di attirare un attimo l'attenzione dopo una mattinata impegnativa come questa su alcune cose. Perché questo convegno? E perché nasce la Regione Friuli Venezia Giulia? Nasce per alcune ragioni. La prima, 50 anni fa questa regione non c'era. C'era il Friuli e c'era Trieste e c'era Gorizia. Erano realtà completamente diverse, parlavano lingue o dialetti diversi, avevano economie diverse, avevano storie diverse. Bisognava costruire lo sviluppo di un'area tra le più abbandonate, tra le più rurali dell'intero paese e quindi creare lo sviluppo, costruire la regione e creare lo sviluppo, dotare la nostra gente di servizi, ospedali, scuole, strade, fognature, eccetera, e superare le emergenze che in qualsiasi situazione della vita si creano. Pensiamo al terremoto. Questi sono i quattro passaggi su cui rappresenterei la storia di questa regione, ciò che ha fatto. Quindi, ripeto, mettersi assieme, creare un meccanismo di funzioni. Non a caso, pensate, oggi noi abbiamo la sede della regione qui, a Udine, e ce l'abbiamo anche a Trieste. Ne abbiamo una più piccola a Gorizia, ne abbiamo una a Pordenone. Se voi andate in Liguria, Genova, come sapete, sta nel mezzo di quella regione che sembra un po' un boomerang, è accessibile da tutte le regioni in circa un'ora, non hanno avuto bisogno di fare più sedi. Noi, sia per difficoltà geografiche, Trieste è laggiù in fondo, sia per difficoltà politiche, hanno dovuto i nostri antenati consiglieri regionali costruire una regione diversa da quella delle altre, puntare appunto sulla costruzione di mettere in rete una realtà diversa. Costruire lo sviluppo, costruire le condizioni perché questa regione potesse essere più avanti di altre. Penso a alcuni elementi. Voi ne sentite parlare, ogni tanto leggete i titoli dei giornali e credo che vi sembrano cose un po' lontane. Friulia, medio credito, autovie venete. Cosa sono queste cose? Questi sono strumenti che le altre regioni non hanno e che sono state create, non certo da me, che sono arrivato da poco, ma quelli che c'erano 30, 40 anni fa, 25 anni fa, che hanno creato questi strumenti che hanno dato sviluppo alla nostra comunità. Pensate alle autovie venete, non c'è nessuna regione che sia proprietaria di un'autostrada. E sappiamo benissimo quanto vale oggi essere proprietari di un'autostrada. Significa incassare i pedaggi delle persone che passano, tanto più in una regione come la nostra, dove c'è tanta gente che viene dalla Slovenia, dall'Austria, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Germania, eccetera. Questa fu una grande intuizione. Quando all'epoca qualcuno potesse dire, ma cosa deve fare la regione? Lo faccia l'ANAS, lo faccia lo Stato l'autostrada. No, l'ha fatta il Friuli Venezia Giulia ed è una delle perle del sistema della nostra regione. Friulia, cos'è Friulia? Voi la vedete come una banca che sarà una delle tante banche di questa regione? No, Friulia è una banca regionale che ha quattrini dei cittadini di questa regione e che può intervenire a sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche laddove le banche normali non lo fanno perché rischiano. Noi abbiamo la capacità di avere una banca nostra e siccome l'occupazione, i posti di lavoro, lo sviluppo sono per l'ente pubblico più importanti del rischio che il privato non può mettere sul piatto della bilancia, noi abbiamo anche questo strumento. Lo stesso vale per Mediocredito, lo stesso per Promotur. Quando leggete sul giornale Promotur in rosso, ma voi potete immaginate se il costo di una sciata che voi fate, che va a sciare sullo Zoncolan, piuttosto che sul Piancavallo, piuttosto che su Sella Nevea, dovesse essere realmente quello che costa la comunità. Impianti, costruzioni, energia, eccetera, innevamento artificiale. Promotura è un'azienda che, spendendo denaro pubblico e quindi essendo naturalmente in rosso, perché
paga di più di quanto incassa, per definizione sostiene l'economia, perché quando facciamo sciare la gente sul Troncolan o sul Piancavallo o sul Saranevea, la comunità poi, anche quella che viene da fuori, va nei ristoranti, va nelle pizzerie, spende. Questi sono elementi di sviluppo che hanno creato la comunità. Ancora un elemento. Avete provato ad andare in Veneto, verso Treviso, verso Rovigo, verso Padova, eccetera. Troverete un disordine nella comunità organizzata dal punto di vista urbanistico certamente superiore al nostro. Qualche guaio l'abbiamo fatto anche noi, però qui abbiamo un piano urbanistico che ha in qualche modo fatto da 30 anni a questa parte le indicazioni di dove si fanno i capannoni, dove si fanno i campi sportivi, dove si fanno le casette residenziali, eccetera. Tutte scelte che stanno a testimoniare una capacità di immaginazione di come costruire e gestire un territorio. E poi, e concludo questa prima fase, perché siamo in brusso i 7-8 minuti, che voglio prendervi, la gestione del terremoto. Immaginiamoci, voi siete probabilmente figli della generazione dei genitori che al tempo del terremoto avevano la vostra età, ecco, immaginiamoci cosa hanno ricostruito qui. Ci sarà un motivo per cui dappertutto dove andiamo si dice che la ricostruzione del Friuli è stata una ricostruzione esemplare rispetto ad altre. Queste sono le luci, poi ci sono tante ombre. Le ombre derivano appunto, per esempio, uno potrebbe dire, dall'eccesso di spesa pubblica. Una regione che ha 5 sedi anziché una regione che ha 3.000 dipendenti anziché 1.500, una regione che ha troppi comuni, una regione che ha 4 province. Però quando mettiamo insieme tutte queste cose dobbiamo pensare comunque a un modello che è virtuoso. Perché se è vero che in questa regione la sanità è una sanità che funziona, che il trasporto pubblico locale rispetto alle altre realtà è un trasporto pubblico che funziona, i comuni sono comuni che funzionano, vuol dire che si è creato qualcosa di buono. Per cui tutti contenti? No, assolutamente, non dobbiamo essere contenti, anzi dobbiamo dire che potevamo rifare di più, che abbiamo fatto molti errori e che questi vanno in qualche modo rimediati. Allora ragione i due interventi che mi hanno preceduto e vi avvio davvero alla conclusione. Oggi si tratta di immaginare la specialità e sentire il valore dell'autonomia come un valore vero. Sapere che da questa difficoltà di crisi che abbiamo, che tocca prima di tutto il lavoro, io credo che voi per primi, ma anche le vostre famiglie, chi ha il lavoro ha paura di perderlo, chi non ce l'ha non sa come trovarlo, è diventata ormai la centralità di tutto il nostro impegno istituzionale e politico. Che cosa fare quindi rispetto a questo? Provare a pensare che la specialità nuova, l'autonomia nuova, dopo i 50 anni in cui abbiamo creato questa regione, debba essere una specialità volta soprattutto a creare lo sviluppo e l'occupazione, cosa molto più difficile, perché l'economia non la governa le istituzioni, possono indirizzarla, giustamente fare strade, fare scuole, fare fognature, fare servizi che funzionano, fare aree industriali, far crescere una comunità, però se poi non ci sono gli imprenditori, non ci sono i lavoratori, non c'è la possibilità di creare prodotti e di venderli, ecco, io credo che noi possiamo fare tutto ciò che vogliamo, ma non sarà sufficiente. E allora io credo, dico l'ultimo intervento, dico l'ultima cosa, che noi dobbiamo giocarci nella prossima legislatura, ma non solo, perché durerà di più, questo è un momento di difficoltà, dobbiamo giocarci la possibilità di creare e di vivere l'autonomia come un elemento di supporto allo sviluppo economico della nostra comunità. Prima cosa, il professor Cohen diceva poc'anzi, la burocrazia e lo Stato sono diventati impossibili da negoziare. Ve lo dico io che sono tornato ieri da un incontro con il ministro Grilli per quanto riguarda il patto di stabilità. Il patto di stabilità è un meccanismo che impedisce ai comuni di spendere anche i quattrini che hanno, e quindi tiene fermi, e questo ovviamente crea il fatto che poi le imprese non lavorano e poi i lavoratori sono a casa, eccetera, eccetera, e non siamo riusciti ad ottenere, se non in parte, una deroga rispetto a questo, perché molto spesso la burocrazia romana è davvero un elemento di difficoltà. Anche noi abbiamo commesso qualche errore burocratizzando troppo questa regione. Io credo che la nostra scommessa per il futuro si muova su due direzioni, anzi tre, e chiudo davvero. Prima, la proiezione internazionale. Chiedevo ieri al ministro Grilli, ma caro ministro, quando lei parla sui giornali e dice che alla fine del 2013 si comincerà a immaginare la fine della crisi, lo dice per dare fiducia, caro ministro, o lo dice perché ci crede? Lui mi ha detto, no, io dico perché ci credo, perché gli elementi europei sono tutti in quella direzione. Bene,
Allora, la fiscalità di vantaggio, e qui dissento in parte col professor Cohen, non è solamente trattenere più risorse, ma è responsabilità. Io chiedo la fiscalità di vantaggio per poter decidere, una volta che questa regione ha fatto 100 ciò che devo dare allo Stato, come posso distribuirlo io? Che vuol dire essere responsabili? Posso decidere se l'area frontaliera paga un po' di meno, se la montagna di meno o di più, se la laguna di meno o di più. Certo che poi quando dovrò decidere se un'azienda insediata nella zona industriale in crisi deve pagare meno tasse, l'azienda insediata in un'altra dirà e io perché no. Ma a questo punto si assume una responsabilità di una regione, di una classe dirigente che sa dire dei sì e dei no, che è esattamente un po' quello che è mancato in questi anni, a mio avviso, nella nostra comunità. Quindi la fiscalità di vantaggio non solo come trattenimento di maggiori risorse, che certamente deve essere, ma anche come capacità di distribuire l'utilizzo delle risorse sul territorio e anche della tassazione. La sburocratizzazione, questo sì un grande patto con lo Stato. Questo sistema statale non regge. Io lo dico a costo di essere attaccato, vedo sempre di più, ho fatto anche 2 anni parlamentare, un sistema romano sempre più difficilmente riformabile. Dobbiamo essere noi per primi a dare un'azione netta di riforma nei confronti dello Stato, anche a livello di scontro su alcune norme che potessero essere di difficoltà rispetto a questo. E infine, e qui sono assolutamente d'accordo con Cohen, quando diceva il GECT, che può sembrare un mostro, è un gruppo europeo di collaborazione territoriale, cioè l'euroregione che vedete sui giornali oggi, perché oggi le imprese che funzionano e che fanno reddito non solo in Italia ma nella nostra regione sono quelle che esportano. Quindi è evidente che noi dobbiamo sempre di più favorire l'export delle nostre imprese. Se montiamo insieme questo, una forte sburocratizzazione del sistema, una proiezione internazionale di quello che possiamo fare e di quello che possiamo mobilitare per sostenere le imprese e una fiscalità di vantaggio che ci dia responsabilità, ecco, io credo che si possa da qui ripartire per costruire un'autonomia nuova rispetto a quella del passato, che non va buttata ma va in qualche modo aggiornata e rivista alla luce del cambiamento epocale che stiamo di fronte. Questa regione è nata in una situazione totalmente diversa da quella attuale, questa comunità regionale ha saputo resistere in momenti difficili, io credo che ci siano tutti i presupposti per poter costruire una nuova visione che deve essere creata appunto attorno alla capacità di immaginare il futuro e non solamente di resistere al cambiamento che c'è e con il quale tutti dobbiamo confrontarci. Grazie.